La riforma è una riforma, con tutte le conseguenze che ne derivano. E di fronte a quella stupenda del carcere svedese, c'è da togliersi tanto di cappello. Io, perlomeno, me lo tolgo. Sara, ma io continuo a restare scettica. Lasciatemelo dire da uno che ha vissuto molto più di voi a contatto della gente. La libertà, ecco il nocciolo, non comporta mai delle vere e proprie controindicazioni. In altri termini, non fa male a nessuno. Non farà male a nessuno, ma non riesco a convincermi che possa fare bene indistintamente a tutti. Basta rifletterci. Che vuoi? Non riesco sufficientemente ad entusiasmarmi per quella stupenda prigione svedese che concede al condannato di accogliere la sua amante dopo che il tizio magari ha ammazzato la moglie. E la riceve per 48 ore di fila nel quartierino riservato con alcova, salotto e cucinino. Il cucinino? Senti, certo, una volta ammesso il principio, sì signore, anche il cucinino, anche il che male cucinino. C'è? E così la catena della libertà si può mettere felicemente in moto. Il pacifico cittadino che starebbe lì lì per sbarazzarsi della moglie e forse non ne avrebbe troppa voglia, finisce per pensarci. Ci pensa sul serio, fa il pari e dispari e poi via, tanto. C'è sempre qualcuna, magari più giovane e carina, che gli addolcirà la pena col convegno quindicinale. Ma per questi svedesi... Cosa non farebbero per incrementare l'amore? Ma te l'immagini un'istituzione del genere un pochino più a sud di un Riksforz? Come diavolo si chiama quel paese? Ripeto, o si accetta il principio della libertà o non lo si accetta. In altri termini, o si crede o non si crede. E se si crede, le montagne si muoveranno. Sì, sì, scherza coi fanti, Settimio e... E al vostro posto aspetterei a ringalluzzirmi. Le mogli, volenti o nolenti, conviene tenersele, perché le celle da noi non avranno i magnifici conforti svedesi. Stando così le cose, mi arrendo. Ah, sì, eh? Ora... Si intende. Io non ho ben capito, scusatemi, se in questo meraviglioso penitenziario le 48 ore di, sì, diciamo, relax, sono un termine fisso o c'è possibilità di proroga? Ma, sì, sì, naturalmente. Se no, che libertà sarebbe? Potresti magari prenderla senza gelato se proprio ti senti un po' ingombro. Che vuoi che ti faccia? No. Bada, l'ho fatta con le mie mani, è tutta fresca, naturale, comprese le amarene. Anche le amarene, signora Costanza, eh? Certo che di questa stagione. La loro, in fondo. Eh? La loro stagione, dico. Eh già, non ci avevo pensato, dopotutto. Però non sono sciroppate, e questo è l'essenziale. Si sente che sono diverse, ecco. Più consistenti al sapore, più duracine, più... Più amarene. Senza additivi, senza fermentativi, senza zuccheri, senza... schifezze artificiali, ma ti pare niente? E senza coloranti. Sì che non la prendi. No, Costanza, no. Ma sembra impossibile, però, eh? Che una conversazione fra persone responsabili debba andare avanti più di 5 minuti parlando di amarene sciroppate e da sciroppare. C'è dell'altro al mondo, si spera, no? Già, il magnifico penitenziario svedese, per esempio, con ingresso libero. Anche? Beh, c'è poco da fare. Il commendatore non è tagliato per il compromesso. Quando gli è uscito un sì o un no... Che è poi lo stesso, eh? Deriva da dalla posizione che si prende nella vita. Questione principalmente di carattere. Giusto. Per me il commendatore qualche capriccetto lo fa. Non per niente. Ma in omaggio a sua moglie. Per far piacere a sua moglie. Uno strappo potrebbe anche farlo. E perché poi? Ma, oh, mi scusi. Alludevo alle mogli in generale. Beh, al massimo ne prenderà una da me. Se si degna.
Lei, Costanza, permette che io imbocchi suo marito? Certamente. Che stia attento, però, a non ingoiare l'ossetto. Quante idiozie. Anche tu. Anche lei, Gianna, ci si mette, no? E così il nostro piccione viaggiatore si fa attendere, eh? Diserta addirittura l'invito. Non ci fa neppure sapere per interposta persona che razza di disgrazia gli sia capitata. Speriamo di no, poverino. È terribile al giorno d'oggi. Se uno manca l'appuntamento, non si può fare a meno di pensarlo all'ospedale. Beh, oppure... Resta il fatto che noi non sappiamo niente. Non ha sentito nemmeno il bisogno di scusarsi, di ringraziare e di scusarsi per non essere potuto venire. Pietro non è tipo da commettere simili scorrettezze. Scherziamo. E con lei, poi, commendatore. Sarà rimasto bloccato sulla Cassio a Ponte Milvio. Sì, io conosco più o meno i suoi itinerari. Più probabile a Ponte Milvio. Sì, con l'interruzione del ponte. Poi una serata come questa. Certo. Giusto con l'elicottero si può essere puntuale. Sì, ma io so che certi negozi hanno chiuso un'ora prima, quindi un certo margine di tempo c'era. Sì, beh, sì. Non basta, commendatore, non basta. Partono magari larghi, abbastanza larghi. E poi, tac, si intasano. Due o tre strozzature del genere e siamo da capo. Sì, sì, sì. Poteva calcolare meglio i tempi. Per me è stato trattenuto da qualche cliente fuori orario. E quando si è rimesso in macchina si è trovato nella Fiumana. Sì, sì. Oh, lei sa, commendatore, che ci sono certe piazze verso Viterbo che si sono fatte difficili. Lassù qualcuno, imbecilli naturalmente, arriva a insinuare che il nostro maritozzo, nonostante la confezione in Pepper Glass, ha i giorni contati. Cosa? No, no, a Milano sta dilagando una concorrenza micidiale. Ma... Poverelli di spirito, naturalmente. Il maritozzo Gaspari ha i giorni contati. Capisci? In certi paesi non meriterebbero nemmeno la nostra confezione in Pepper Glass. Io per punizione ridurrei del 30% l'uva sultanina e abolirei la vaniglia. Ma sì. Ad ogni modo, però, c'è sempre il telefono per comunicare qualche intoppo. Mi creda, commendatore, se Pietro non ha telefonato, sarà che non ha voluto perdere quei 10 minuti di tempo che servono per scendere dalla macchina, prendere il gettone. E magari ha trovato il telefono guasto. O non c'era da parcheggiare. Ma sì, tutte a lui, tutte insieme. Bisogna calcolarlo. Sono sicuro che prima che cominci Pietro sarà fra noi. Sì. Figuriamoci, quello farebbe i salti mortali. O dovrebbe essere successa veramente una disgrazia. Ma potrebbe aver preferito andare in qualche posto con la fidanzata. Non sarebbe un gran male. Cosa dici? No, sì, no. Ma sarebbe grossa sul serio. Una serata di queste. Poi così, senza avvertirci, senza scusarsi, senza farsi uscire il fiato. Ma sarebbe la fine del mondo. Sì. Poi non mi pare che Pietro sia attualmente fidanzato. Non mi risulta almeno. Ammetterai che non verrebbe a dirlo a te. A meno che... Sto sciroccaccio. I casi personali non devono riguardarci, andato momento. Staremo freschi. Quando si prende un impegno per qualche cosa, anche se questo qualche cosa è una sciocchezza, dico ammesso che si tratti di una sciocchezza, non si transige né con se stessi né con gli altri. Io so che non mi troverei al posto che mi trovo, modestamente, se non avessi sempre applicato questa regola. È un principio sacrosanto. Siamo sempre là, questione principalmente di carattere. A meno che non ci sia di mezzo la disgrazia. Oh, ma è una fissazione! Oh, che monotonia con queste previsioni! Signora, devo ancora... Sì, sì. Ancora Macedonia? No, grazie, basta così. Ah, sì, sì, già, ancora. Per me sì, signora. Scusatemi, ma è talmente buona che non mi vergogno di apparire in corda. Tutt'altro, è un piacere vederla di buon appetito. Lei che se lo può permettere. Sì. Proprio una bella fortuna. Meglio di una dote in liquido di questi tempi, o perlomeno quasi. E dunque, commendatore, per quella gita in USA, cosa ha poi concluso? Ha già stabilito la data? No, non ancora, ma non passerà il mese, perché
Perché la rassegna di Filadelfia mi pare che si inauguri... Il 28. 28. Ecco, il 28, quindi un termine c'è, eh? Ma attenzione però, Gianna, a chiamare le cose col loro nome. Viaggio e non gita. In altri termini, una cosa d'impegno. Sì, ma questi signori che fremono di sapere se lei li porterà con sé o meno, ma che gli diciamo, commendatori? Cari miei, parliamoci chiaro, visto che Gianna ha tirato in ballo il viaggio in America. Io non vi ho mai fatto una promessa ufficiale, è vero o non è vero? Sì, verissimo, non c'è. Io ho espresso una possibilità vaga, molto vaga, in un futuro altrettanto vago. Vero o non è vero? Insomma, non ho fatto altro che esprimere un mio desiderio personale di accomunarvi con me in una trasvolata. Vero o non è vero? Per Bacco. Chi lo nega? Commendatore. Secondo luogo, voi sapete che io in America ci vado, sì, per la rassegna di Filadelfia. No, non mi nascondo che presentare il nostro maritozzo in Pepli Glass sul mercato americano, non mi nascondo, insomma, che mi dà una certa soddisfazione. Certo. Però soprattutto ci vado per ragioni di studio. Sì, perché io voglio studiare in loco il meccanismo dell'espansione che qui da noi traballa, la psichiatria aziendale e quelle... E quell'altra cosa, come lo sliping die, lo è così che si dice. La pronuncia perfetta. Esattamente, quello vorrei studiare, eccetera, eccetera. Ora, voi sapete dirmi, voi tre, e anche l'ineffabile Pietro, che non si perita di farsi aspettare, insomma, sapete dirmi, voi tre, che apporto potreste dare all'azienda su un piano tecnico, in una sua eventuale ristrutturazione? Oh, io, guardate, sia ben chiaro che non parlo delle rappresentanze locali o della contabilità, è ovvio, queste sono cose che voi eseguite benissimo e con un'adeguata intelligenza. Insomma, ci siete dentro. Bontà sua, commendatore. Certo. Poi, in terzo luogo, con questo criterio, diciamo così, dimostrativo, io dovrei portarvici tutti, fino all'ultimo operaio del laboratorio. Naturale. E allora... Dice Gianna, appunto, si tratterebbe di una gita di piacere, di una gita premio. E non già di un viaggio di studio. Ebbene, non possiamo. No, non possiamo. Non possiamo permettercelo proprio mentre io sto cercando di mettere a punto il conglobamento per gli operai e la loro eventuale partecipazione agli utili. Giusto, commendatore. Più che logico, lasciamo andare. Sicché, nella realtà, ben poche speranze ci rimangono. No. Mai perdere la fiducia, Mai perdere la fiducia in un conduttore d'azienda che... che dimostri ben inteso di meritarla. Non vorrò fare dell'autolesionismo. In ogni modo, lasciatemi ci pensare, lasciatemi fare certi calcoli. No, e poi ammettete che non è certamente la serata acquista per parlare di queste cose. Commendatore, lei permette una raccomandazione? Beh, quando avrà deciso, non faccia il misterioso. Lo comunichi per tempo ai nostri mariti. Qualcuno potrebbe azzardarsi a portarsi dietro la moglie, visto che, poveretto, conviene tenersela. Al posto tuo aspetterei a mettere il carro davanti ai buoni. Esatto. Questo è da vedersi. In ogni modo, stia tranquilla, Gianna, che le sarà tempestivo. E lei ci andrà poi? Avrà deciso, immagino. Non so ancora, dipende dal programma che mio marito avrà la compiacenza di sottopormi. Se lo troverò abbastanza interessante, può darsi che lo segua. Adesso come adesso non glielo saprei dire, Gianna mi rincresce. Preferisco le decisioni prese all'ultimo momento. Non ne dubito. È l'esatto contrario delle mie abitudini.
Beh, del resto, lei che ha il privilegio di poter decidere all'ultimo momento, fa bene, anzi, benissimo, a non concedere troppo terreno al caso. Voglio dire, alle circostanze. Signori, per noi è tempo. Di già! Sì, sì, mia cara, sì. Lascia che prendano almeno il caffè, se non lo vuoi tu. Ma non importa, signora. Grazie, signora, non si disturbi. Siamo già abbastanza svegli. Come vuoi, cara. Casomai ce lo mandi di là quando vuoi. Chiami direttamente tu, Assunta, o provvedo di testa mia. Beh, come capita, come vuoi tu. Che i vostri voti siano esauditi, signori. Buon pro e buona fortuna. Grazie. Ah, ecco. Se Erasmo vuole uscire e andare al cinema, devo o no mandarcelo? La punizione l'avrebbe scontata, ma è rimasto tutto il giorno così immusonito, così indisponente, che proprio non se lo meriterebbe, a mio parere. Insomma, Erasmo ha chiesto di uscire, di andare al cinema. Non ancora, ma potrebbe, me lo aspetto. Allora, perché tu vuoi affrontare dei problemi che non chiedono di essere affrontati? Bada che sei tu ad aver posto la questione di principio, in discussione la tua autorità di educatore. Vero è che in certe serate è possibile che i principi saltino. E va bene, Costanza, va bene. Vuol dire che se Erasmo chiederà di uscire, di andare al cinema, lo manderai di là da me, nell'intervallo, naturalmente. Ma questo è Pietro, lo sento. Pietro è Pietro, meglio così. Buonasera, grazie. Buonasera a tutti. Buonasera, signora Costanza, e mi perdoni. Mi creda, da Vignanello a qui scalogni a catena. E l'ultima dice tutto. Un camion con rimorchio, carico di barbabietole, che si rovescia sull'Olimpica. Come avrà fatto a rovesciarsi sull'Olimpica? La rivoluzione. Questo è successo fra noi che volevamo passare, la polizia che la metteva così difficile con lo sgombero. La rivoluzione! Telefonista Nicolò Carosio. Meno male che ce l'ho fatta. Barbabietola, eh? C'è un po' di freschetto, eh? Mettetevi in libertà. Grazie, commendatore. Grazie, grazie. Restate con i signorini. E io guardo la porta. Tu puoi rimanere in signorino. Però hai sbagliato. No. Che fai? Signora Costanza. Ma sì, sì. E i cuscini in corso? Lo metto pure io a cuscini. È stato un viaggio brutto, eh? Bello, comodo. Partito il bottone qui, eh? Per forza. Sembra che tempo. Una sigarettina. Non più di due pro capite per tempo, eh? Ah, sì, come lo vedo. Era male, qui io non fumone, avrò fumato una canna. No. Ecco il mostro! Sono a cominciare. Vai a cominciare. No. Cosa? La voce. Regno soffice, illuminazione perfetta, serata di scirocco. Ah, ecco, sì, zitto. E fiaccolata! Forza Italia! Non ho mai visto una partita. Gli azzurri sono nella solita divisa con calzoncini bianchi, i nostri avversari in completa tenuta bianca. I nostri avversari si presentano bianco, vanno bianco. Recentemente sono tornati d'Europa con le belle performance e splendide formazioni. I loro risultati sono stati inequivocabili, la squadra si presenta completamente efficiente. Oh, così va bene, bene. Ah, questa è la luce perfetta. Ecco perché gli azzurri stasera saranno fortemente Ah no, questi sono i bianchi. Come è beccato. Forza! Forza Italia! Forza! Forza! Completato, oggi ci vediamo!
sentiamo, commendatore. Lo sento. Sì, anche l'altra volta lo sentivi. Commendatore, può dirmi tutto, tranne che porto iella. Sei pronto tu? È difficile. Prontissimo. I nostri cercheranno con tutto l'animo di poter superare la prova valevole per il titolo. Sì. Ecco, la partenza. Si sente abbassare. Riceve. È di là. Bello. Allora, ascoltate, ascoltate, decidiamolo subito, democraticamente. Sì, commendatore. Ecco. Registrate, io metto in palio anche la pregiudiziale. In altri termini, vittoria per noi o per loro. Assimilare sul montante alla sinistra del nostro portiere Zoppo. Aspettiamo una partita molto ardua. Possiamo parlare senza veli, commendatore? Ho detto democraticamente! Sì, io soprassederei sulla pregiudiziale. È una questione di sentimento, lo so, anzi, di sentimentalismo. Ma non mi fare bello che qualcuno dia perdente l'Italia. Mettere in discussione che l'Italia possa vincere, ma sarebbe un guaio. Si può darla alla pari. Sì, ma è una mezza misura, un compromesso. Noi abbiamo bisogno di farcela, assolutamente. Io ho detto. A meno che lei non insista, commendatore. Beh, in questo caso, a conti fatti, forse. Ho detto democraticamente, no? Cosa vuol dire democraticamente? Voi sapete chi lo sono? In casa, fuori, per educazione, democraticamente. E mai nessuno ha messo il dubbio, no? Perciò se lei proprio ha commentato. Se ho ben capito, voi respingete la pregiudiziale. Va bene, basta, archiviato. A meno che... A meno che lei non metta in palio il viaggio a Filadelfia. La sensibilità del Giuliano scambia ancora con Ferrini. Ferrini superato appena la metà campo. Ho detto una balla, una fregnaccia, tanto per ridere, intendiamo. Forza Italia! Forza! Forza Azzurra! E con marcature attente, se vede. Ed ecco, ha rimesso in gioco dei nostri. No! Ma guarda quel Pratice! Ma che se gioca con la maniera, se gioca! Se gioca! Servitevi! Che so come si fa? Caramelle! Caramelle! In favore degli azzurri. Bello, bello questo! Ecco l'arbitro sotto. E passa qua, dai. Passa! Del limone. Dai che poco ste granelli. Una di limone. Dai, difensore. Ecco la barriera costituita. Sotto. La situazione dei passi esattamente a termine di regolamento 9 metri e 15. L'arbitro molto pignolo in questa circostanza. L'arbitro è pignola, capito? Il cavigliare, vedo. Che passa. Che il pallone. La traversa. Del portiere avversario. E si riprende, ecco come dice il pallone in prevalenza. Sto scemo caccio qui. Il cerca di superare tre avversari. Dunque, no alla pregiudiziale. D'accordo, va bene, d'accordo. Io però, come sei un'altra cosa, io scommetto da chi segna per primo. Avete da ridire anche su questo? No, niente da ridire, commentatore, ci stiamo. Mettetevela come vi pare, ma per me... Segnano prima loro! Che? Loro? Ma come? Loro! Non ho detto con questo che debbano vincere! Forza! Italia! Forza! Quanto la dà? A 6! A 6, ammappalo, commentalo! Mi sento un provino! Allora, voi che fate? Va bene, 10.000 per noi! Scrivi tu! In questo momento ha ostacolato l'impedito. L'andata a rete di questa palla in angolo sotto ed ecco un pallone spiovere in questo momento verso i nostri difensori con un ottimo che visto però che avete rinunziato alla pregiudiziale io dico un'altra cosa io dico che segnano loro per primi entro il 20esimo capito ci state Un colpo di testa e una parata plastica al volo d'angelo del valore sul portiere avversario impedisce la prosecuzione alla segnatura della rete. Avanza nel frattempo il terzino destro. Ci stiamo, commendatore. Va bene. Io dico, do 10, io dico che segnano loro entro il 20esimo. Allora voi che fate? Ci stiamo, commendatore, ci stiamo. Cerca di fuggire.
Anastasi che viene Anastasi! Dio un po', dai! Bellissimo! Un Dio, guarda! Rimbalza fra le braccia del mancato poco, eh? Azione molto importante. Allora, quanto giocate? 25.000 per noi. Ah, vedo con piacere che vi fate coraggio. Beh, scritto tu? Meglio sui piedi del libero avversario. I nostri avversari sono forza, forza! Invece del battitore libero che è Castano. Dai! Ecco, avanzare il passetto sulla sinistra. No! Ma guarda quello! Ma visto un gioco commentatore? Ma ecco il prurito, che c'ho! C'è un prurito, ce la so io! A favore degli azzurri. Lo batte allo stesso tempo sino destro e lungo per la corsa e mandato la sua terra, come vedete, ma che è sto prurito? Si appresta l'azione, fa di qua! Le punte si appestano l'azione nel punto degli azzurri, avanza e tenta il tiro. Vai, forza azzurri! Ma di quale Germania è l'arbitro? Occidentale, commentatore! È lampante! È un nazista! O discendente di naziste! Ecco cosa si vendica! Ecco cosa fa! Questi indugia, poi spedisce un indietro. Ancora! No! Su! Su! Forza azzurri! Ma che no, no, mettere un piede! Non la fa passare! Fermalo! No, no, con il cappello! Sì, no, dopo! Ah, beh, questa poi! Ah, no, eh! No, no, pochi metri di distanza, dall'area di rigore. Nazista! Ma come? No, no, commentatore, se mette male, se mette. No, non dirlo! Non dirlo! Forza, ragazzi, toccare! Toccare, non dirlo! Per scaramanzia, toccare, toccare! Toccare! Presto! Presto! Dentro fuori, vi do a 5 che segnano! Questo è sadismo! Ma è una punizione, sempre la fuori area, no? Ma è al limite! Ed è di prima! No, un momento, vediamo chi l'ha fatto! Prima vediamo chi l'ha fatto, Beh, a 6, ci state? Sì, sì, vabbè, sì, ci stiamo, 20.000 per noi! Prima, Ho giocato là fuori! Ecco, osserviamo la barriera! Falla bene quella barriera! Palla sulla sinistra, Zai in testa. No, santo Dio! Gli è andata bene, gli è andata! Sì, è andata bene, commentatore, sia sincero! Forza! Forza Italia! Forza! Forza! Ma che dici? Ma non la che pensavo più dentro meglio! Ma che fai? Trattenere le azioni violente. Forza, sono dentro, dentro. Ma no, perché è alto quel portiere lì? Ecco un tiro da lontano, ecco la palla della battuta, ecco che raccoglie sulla sinistra Moretti, ecco l'intervento. Vai. Carogna! Ma guarda che se deve vedere! No. In definitiva, il mediano commendatore, se le dà fastidio il fumo, smettiamo. Ma io ho spento. No, guardalo che non serve, piuttosto. Piuttosto prendiamo il caffè, Al centrocampo, con la respinta dei difensori e col pallone che ritorna verso la nostra difesa. Taglia di fuori, attacco, ecco, forti però, Ancora un tentativo dei nostri, forti, ecco un calcio d'angolo partito sul settore sinistro e eseguito dall'ana sinistra, Prati. Il pallone va a spiovere. Ehi, dico a voi, prendiamo il caffè? Sì, commendalo, sì, via. Va bene, commendatore. Ancora, caldo. Poi il portiere si disimpegna come di consueto con il padrone. È un formicolo, io come passa le gambe sto formicolo. Vai! Ma che fa? Ma che fa quell'arbitro? Va fuori! Fuori il nazista! Ma guarda la Lega che ci manda questi arbitri in una gara internazionale poi! Fuori! Svastica! Bravo! Ci sta ammonendo il giocatore che ha causato il fallo ed è il Si mette a giocare a Caluccia adesso, ma che ne so? Il terzino sinistro. Appena l'azione torna a metà campo, tu affacciati di là un momento e di a mia moglie, ho assunto che i campanelli non funzionano oppure le loro orecchie non funzionano. Insomma, vogliamo il caffè, vogliamo.
Sì, abbia pazienza, commendatore, un momento. Bella questa! No, scusate. La respinta a pugno del portiere. Vai, come di consueto, passa la palla di testa. No, vai. Buttagliela bella e tua. Vai. Siamo ancora su 0-0. E allora, questo caffè? Si accende, si fa subito. Difficile per i nostri, mentre i nostri... No, ma la difesa regge. E con molta prudenza... Bella, così, intercettata. Questo caffè viene, non viene. Di attacco dei nostri. La spazza. Vai, azzurri! Questo caffè! Forza, forza, lunga la palla! Questo è il momento buono! Spingate giù! Forza! E su! Vai! Sotto, passala! Vai, azzurri! Che facevi fai, Mugo? Avanza nel frattempo il terzino sinistro. Tre donne, tre Jack, poker dassi. Poker dassi, hai una fortuna sbacciata. Chi c'è? Espulsione dal campo. Signora, il campanello si è guastato, che il commendatore vuole il caffè. Per tutti. Vada pure, penso io. Assunta! La carta è lei. Cento. Va bene. Assunta! Ma dove si sarà cacciata? Apro. Ancora Erasmo col suo shake. Come tante altre attività erotiche, il petting. Pisci. Ha in genere una cattiva reputazione nella nostra società. Ma la nostra società non è né lungimirante né saggia a questo proposito. E con questo? Guarda. In ogni caso, è praticato teneramente, con dolci effusioni. Un calcio di punizione a favore di nostri... Commendatore, il caffè! Fermati, fermati dove sei! Spiove dalla destra. Ferma. Qua si è fredda. Da parte di Giuliano. I nostri insistono. Insistono. Di portarsi il vantaggio. Con la Mazzurri, namo. Forza. Ecco che l'arbitro concede... con decisione certo avventata e per noi ingiusta, che cosa? Un calcio di rigore. No! Ritenuto volontario il fallo di mano del nostro difensore centrale. Ma cosa? Contro un braccio. Io do a sei che segnano! Un rigore a sei! Ma come? Se ci si mette anche lei con queste prodezze, commendatore! A sei! Oh, madonna mia! Ma come si fa, dico io? Io certe volte stento a sopportarmi. Ma stiamo giocando anche noi, no? Sì, va bene, ma... Allora, che si fa? Sì o no? D'accordo, commendatore. Quanto? 3.000 per noi. Così, poco. Bello sforzo, eh? Sì, ma si rende conto che si tratta di un rigore e che se segnano lei vince due volte in un botto, perché segnano per primi e perché segnano entro il ventesimo. E così noi perdiamo per due volte, capito, commendatore? Per scaramanzia, idioti! Forza Italia! Forza! Da 11 metri, ma come si fa? Come si fa? Forza, dai! Assunta! Se via i rigori, se via!
Non si possono via. Logico, sono fucilate quelle. Ma guarda. Questo caffè? Arriva sì o no questo caffè? Chi versa? Chi penso io? Andiamo, sparisci. E portami un paio di fazzoletti di ricambio. E non entrare senza avvertirmi prima, via! Poi se danno con la volontarietà, capito? Sì, fatemi sì. Così. Starbitro, piccolo Führer! Tenga, come te fa? Ma manco lo caglio, è bello caldo. Non vado, io. Non se danno quei caffè, Che me passa? Mi prendi, prendi qua il caffè. Presto. Ma vedete sempre l'arbitro di scena. Ora convoca i guardiarini. Ammazza, brucia! Bello, bello caldo così, bello! Però amaro, questo. Ma ci ha messo il zucchero? Dammi, datemi le tazzine, voglio vedere se Tieni, tieni. Veramente, questo che precede la esecuzione di rigore. Speriamo di no. Decisione. Commendato, che facciamo? Tocchiamo! Perché poi toccate il rigore? Lo fa, lo fa! E crepa! Lo senti? Lo senti, Boris? E l'arbitro non può più tornare. Eccoci, pronti, e il centravanti che tira... No! No, perché? Ma come si fa? Come si fa? Una carognata! È una carognata! Ma tocchi i rigori! Ha capito? Tocchi i rigori, Guarda, non capirei adesso. Ormai. Demoralizzati. Ma pure Dolce. Speriamo che si riprenda. Forza. Forza di Grotti, forza di Grotti. E Domenghini. Se continua questo passo il commendatore ce li fa con le sue seramazzie. Suo il tiro, la respinta di testa del centro. In questi casi l'arbitro dovrebbe essere buttato fuori dal campo. Sì. Ho degradato sul campo! Sgastolo gli darei io. Termina quasi il fallo laterale, la recupera Zajc che cerca l'affondo, interviene Unic, poi il centro libero Castano, quindi prosecuzione. Guarda che roba. Il pallone manovrato da Castano così. Si è spostato sino a questo momento. Non avevo svantaggio. Un freddo. Ecco, la palla. Rimanere ancora sul suo finestro dove c'è una cosa Zanetti cerca di trascinarlo in avanti. Sto nervoso. Una punizione. La punizione. Meno male. Sì, la punizione. Sì, la punizione. La palla. Intercetta il difensore. Lo fa! Lo fa! Ecco, no, ma che sta distante, sta come fa a farlo? Sì, sì, sì. Ma è distante, saranno 20 commendatore. 25 metri saranno. Sta buona, sta zitta. Zitta, zitta. Saranno 25 metri. Effettuata. Io, Dio Domenghino. Ecco, no. Si attende ancora l'esecuzione del tiro. Domenghino c'è un bel tiro, ma non lo so. C'è una fetta. Si prepara suo, sembra essere il tiro, infatti, tiro, rete. Abbassate quel televisore, ma vi ho detto, certo che non ci voleva, Ha fatto il gioco, Ma guarda un po', poverino, così, mio. Alleluia, angelica, il medico di famiglia. Come si chiama? Non lo so. Soffriva di... Pare di sì. Poverino, guarda. Settimio, su, dai. Che fa lei? Settimio, ti scosti per favore. Ma non starà mica a pensare chi prima e chi dopo in questi momenti. Ma che? Ma sei morto? Ma come sto? Il professor Imbocchi dice. Arriva il professor Imbocchi. Ma non risponde, è bloccato, è occupato. Sì, bravo. Capirai. Che vuoi? Teste serate, qui è la nostra casa del telefono, il nostro telefono. Provate, provate a chiamare il dottor Liberati. È la Croce Rossa, uno qualsiasi. Andiamo. Ma che stiamo a fare? Andiamo. Il prete di famiglia, che dici? Addirittura. È per precauzione, si capisce. La famiglia schiove da su sotto. Eccoci. Ma diamine. Che fa? Sì. Che fa? Nessuno fa niente. Nessuno arriva. Ecco, signora, le gocce per il cuore. Ma che stai a fare tu l'impalato? Ecco, ecco.
Questo li fa bene. Posso provare col dottor Liberati, ma hai sentito? Qui è bloccato il telefono. L'ho staccato tutto. Potrei provare a telefonare dagli inquilini qui sotto. Ma sì, avanti, qualsiasi cosa, che si aspetta? Certo, no, ma... Vedrà che adesso... Su, trasportiamolo di là, ma no, ma sarebbe aspettare un medico. In questi casi ogni mossa può essere pericolosa. Qui si soffoli, avrebbe... Aiutatemi. Ha ragione, ma sì. Noi gli giriamo sui piedi. Piano. No, scherzo, perché... Facciamo pianissimo. Non sarà niente, Ma che cosa vuole che sia? A un certo punto non capisco proprio. Tutta una volta. Alla signora, sono così. Ecco. Ma che fa? Se suona, vuol dire che c'è vita. Così si usa dalle mie parti. E se c'è vita è chiaro, no? Ma quali no, sono le sue parti, signora? Sono le parti che facciano una cosa del genere. Campanello, vai bene. Ma non è... No, signora, no, non faccia così. Sono cose feste, sono cose serie. Altro che... Sentito, signora! Ho visto! Si è già ripreso! Ma sì, anche dal colorito! Ma certo! E si vede che comincia la reazione! Già. Ma quale reazione, scusi? Ah, non so, dicevo così tanto per dire. È un mancamento d'aria, capita tutto. Ma è logico, certo. Ma perché non arrivano? Tutti assenti, sì, tutti sordi. Ma che diavolo succede fuori di qui? Signora, il campanello, il campanello, la porta! Muovetevi! Sono l'ingegnere Ricciardelli. Ah, ho sentito che il commendatore ha avuto un attacco. Penso che queste possano essere utili. In attesa del medico, uno spasmolitico è sempre consigliabile. E lo so per esperienza. Mio padre, purtroppo. No, è l'ingegnere del piano di sotto. Ha portato delle iniezioni. Come stiamo? Come andiamo? Una pena! Ce ne siamo mangiati due, uno dietro l'altro. Quando? Al 24esimo, al 27esimo. Una pena. Se serve qualcosa, se insomma ci fosse la necessità di un intervento qualsiasi, siamo giù, eh? Sì, la destra che la effettua con questo lancio che manda la palla all'indietro, il colpo di testa del terzino destro, in tentativo di... Sembra incredibile. In una capitale, un medico peggio che nel deserto. Lei la sa fare, vero? Punti rimangono intracciati e ripetiamo, siamo in svantaggio per una rete a due segnata tre minuti fa dal centravanti avversario. Ecco che si riprende con un'azione di calcio d'angolo. Come? Fra 10 minuti? Il più presto possibile, la prego. Il professor Imbosta per venire. Il professor Imbosta per venire. Oh, finalmente. Era proprio ora. Poverino. Sì, signora, si calmi. Dove vai? E tu? A che punto siamo? Sono passati in vantaggio, 2-1. Quando? 3 minuti fa. Oh, che suonata! Corri! Beh, tu? Ora vengo, vai! Vai, ti dico! Ammazzali. Ma insomma, in attesa di un po', Liberati, che cosa dice? Perché non viene? Signora, questa sera i telefoni sembrano impazziti. Se Francesco non è tornato dal piano di sotto, vuol dire che non è riuscito a parlargli.
Grazie. Ecco. Dai. Che aspettano a chiamare il prete? Lo sto dicendo da 10 minuti, in certi casi i familiari non sono in grado, non hanno voce in capitolo. Dov'è? Che dici? Oh. Dio. Tu lo conosci il numero di padre Clemente? Io? Sì. Io no. Lo sa la mamma? Figuriamoci! Ma sapete chi potrebbe saperlo? La portiera? È mezzo paese allo studio. Allora vado a vedere. No, ci vado io. È più giusto che ci vada io stavolta. Cosa dire? No. Ancora al lato. Rimessa che toccherà questa volta agli azzurri ancora. La partita procede un po' aspra. Ecco, in questo momento vediamo il portiere azzurro lanciare un pallone in avanti. Il nostro mediano sinistro si proietta sullo stesso e commette... Ma è tutta scena! ...sul attaccante mezzala sinistra dei nostri ospiti. Ancora occupato? Di cure. Le si è caduta la linea. Per forza, una serata come questa. E si riprende ora con un fallo. Forza! In aria. No, in aria. No, no. La palla venne raccattata. Eccola, finalmente arrivare in campo. No. Con i nostri ospiti. Passa! Questo è il momento, passa! Dimostrandosi già ormai pari del risultato sino a questo momento. C'è un lancio. Pronto, finalmente. Il dottor Liberati? Sì. Buonasera, dottor Liberati. Senta, io sono un dipendente del commendator Gaspare, quello dei Maritozzi. Sì. Lei conosce il commendatore? Sì. Il commendatore ha avuto un collasso, un malore, non so cosa, comunque. Bisognerebbe la sua presenza immediatamente in casa del commendatore. Sì. Venga su. Come? Non si capisce! Non si sente! Ma che succede? Non ci voleva! Non si sente! Ma che hanno fatto? Abbiamo segnato! Sì, abbiamo segnato, sì. L'hanno annullato. Una beffa. Maledetto nazista! Nazista chi? L'arbitro, si capisce, dottore. Mi raccomando, venga subito, dottore, al più presto. Ma questa è sempre ortodossa. E proseguiamo il portiere Zoffo, da tutta la punizione, mandare la palla in avvio. Ecco, in questo momento, un giocatore nostro a terra. Ecco il gioco proseguire ancora con Domenghini che si proietta in avanti. Eccolo che stringe al centro, supera un avversario. Lo fa! Forza! Forza! Dai! Dai! Ecco ora la rimessa dal fondo campo degli ospiti. Eccolo avanzare ancora il terzino sinistro e poi alleggerire sul proprio portiere. Il portiere avversario effettua il lancio di sinistro. La palla spiova verso il centro campo. Mi spiace, sa, povero commendatore. Pure dall'arbitro, dal centravanti dei bianchi. Che guaio è che il numero non ce l'ho. Ma la canonica è vicina, due passi. Invia mammolo. Sa, subito dopo la pasticceria. Sì, sì, ma se ci facesse un salto suo marito sarebbe meglio. Padre Clemente lo conosce meglio di me, anzi io non lo conosco affatto. A parte che devo risalire su. Ma che ci vuole? Qui, dietro la pasticceria. E poi mi sono levate anche le scarpe. E dottore, è con una partita simile. Oh, se è per questo abbia pazienza, si può dire che io nemmeno l'ho annusata. Non vorrei abusare, ma se ci andasse lei, io ne approfitterei per riprendere fiato. Giusto qualche minuto. Lei capisce, stavamo a rigore quando il commendatore gli ha preso il colpo. Ci credo. Quando si tratta di questo, quando una cosa si può fare. Le scarpe te le piglio io. Prendi anche la bambina, su. Vai. Però, il commendatore, poverello, Sì. Dei nostri ospiti è quanto mai gagliarda e sempre vigile, con marcature attente e decise. Il gioco si va facendo progressivamente sempre più pesante. Scusate l'irruzione, ma la porta era aperta. Ciao! E Mirno a controllare. Ed ecco, in questo momento, una rovesciata di Milano che fa pervenire la palla a Facchetti. Il capitano recepisce dietro. Domenghini ha toccato per
Bugnici, ed ecco il tiro. Assassini! Cado! Ma cosa fa un medico? Va bene, che ma è il medico! È solo un minuto fa che credi ho potuto parlare col dottor Liberati. Ha detto che viene subito. Dai, muoviamoci, la situazione di sopra sta peggiorando. Sì, sì, è un momento. Ah, sì, sì, sì. Grazie buonasera. Tante, buonasera. Grazie, buonasera. Ma io dico, ma se mangio di qua, qua, ma che ti devo dire? Ma che fa? Mi sfondo! Ecco, si riprende dal fondo campo e c'è uno scambio per il nostro portiere terzino destro e la palla che viene in questo momento come di consueto a Domenico. I giocatori appaiono. Sei incantato. Anche questo ci voleva stasera. Andiamo a piedi, non importa. Ma vi ha mangiato pesante? Ma non direi, non si mangia mai pesante in casa Gaspare. La signora Costanza è una tedesca in fatto di diete. Forse non si controlla abbastanza. Voglio dire che si lascia troppo assorbire dall'azienda. Lei mi capisce, vero? Questo magari. Questo è il dramma. Eppure le devo dire che l'anno scorso ha avuto il coraggio di piantare tutto e di farsi la transiberiana. Lei capisce? La transiberiana. E cerca e riesce ad annullare ogni nostro tentativo. Le spinte, triangolazioni e manovre poi a fondo, peraltro fino a questo momento ben contenute. Una serataccia, Beh, da come si è messa c'è poco da sperare. Ma mica lei l'ha visto per rigore? Sì, l'ho visto. È stato a quel punto che il povero commendatore si è abbioccato. E al 17°. Capirà. Niente meno. Un'emozione da niente. Ma che fate lì? Venite via, su. L'attacco. Per quanti si mettessero in questo momento ai teleschermi, ricordiamo che i nostri avversari hanno realizzato la terza rete e gli azzurri sono pertanto in svantaggio per 1-3. Vediamo una respinta dalla nostra difesa e una... Trentanovesimo. 3-1 per loro, hanno segnato tante volte, proprio quando stavamo per pareggiare, capito? Ammazza. Che vuoi fare? Va. Si proietta verso il fondo campo azzurro, evita il terzino sinistro, poi c'è una respinta di Ferrini e un recupero da parte della nostra alla sinistra. Non sei qui. Senti, si può sapere che cosa sta succedendo? Che cosa sono tutte queste manovre? Chi entra, chi esce? E nessuno pensa a chiamare un notaio. Ah, quello ci pensi tu. Sei sì o no membro onorario della famiglia? E tu pensa ai gol, frescone! Ecco che si riprende. Sono il professor Imbò. Grazie. Signora Costanza, c'è il professor Imbò. Meno male, non posso fare qualche cosa. No, 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 vi prego, fate largo, largo. Aria, aria. Spostiamo. Signora, prego. Forse suo marito vorrà dire qualcosa.
Senti mio, eccomi. Dimmi. Dimmi, caro. Vuole me? Settimio, caro, vuoi me? Lascia perdere l'azienda. Pensa a te. Pensa a noi. Quanto stiamo. Tre a uno, commendatore? Per chi? Come per chi, commendatore? Per noi! Forza Italia! Il commendatore ce li fa con le sue scaramanzie. Emiliano, suo il tiro, la respinta di testa del centro. In questi casi l'arbitro dovrebbe essere buttato fuori dal campo. Sì. Ho degradato sul campo. Sgastolo gli darei io. Termina quasi in fallo laterale, la recupera Zail che cerca l'affondo, interviene poi il centro libero Castano, quindi prosecuzione. Guarda che roba. Il pallone manovrato sino a questo momento con lo svantaggio. Il freddo, ecco, che la palla rimanere ancora sul suo destro, dove c'è una cosa Lodetti cerca di trascinarla in avanti. Sto nervoso. Una punizione. La punizione. Meno male. Sì, la punizione. Sì, la punizione. La palla. Intercetta il difensore. Lo fa! Lo fa! Ecco, no, ma che sta distante, sta come fa a farlo? Sì, sì, sì. Ma è distante, saranno 20, commendatore. 25 metri saranno. Sta buona, sta zitta. Zitta, zitta. Saranno 25 metri. Effettuata. Io Dio, Domenichino. Ecco chi si attende ancora l'esecuzione del tiro. Domenichino c'è Ambertino, ma non lo so. C'è una fetta, c'è una suo, sembra essere il tiro, infatti, tiro, rete. Abbassate quel televisore, chiudete, certo che non ci voleva, Ha fatto il gioco, Guarda un po', poverino, così, amico mio, alleluia, c'è la partita, il medico di famiglia, come si chiama? Non lo so, soffriva di, pare di sì, poverino, guarda, Settimio, su, dai, che fa lei? Settimio, ci scosti, ma non starà mica a pensare chi prima e chi dopo in questi momenti. Ma che? Ma sei morto? Ma come sto? Il professor Imbocchi dice. Arriva il professor Imbocchi. Ma non risponde, è bloccato, è occupato. Sì, brava. Capirai. Che vuoi? Teste serate, qui è la nostra casa del telefono, Provate. Provate a chiamare il dottor Liberati. È la Croce Rossa, uno qualsiasi. Ma che stiamo a fare? Andiamo. Il prete di famiglia, che dici? Ma dici tu? È per precauzione, si capisce.
quando si riprende. La pagina schiove che si sono Che fa? Cosa dici? No, signora. Ma sarebbe grossa sul serio. Una serata di queste. Poi così, senza avvertirci. Senza scusarsi, senza farsi uscire il fiato. Beh, ma sarebbe la fine del mondo. Sì. Poi non mi pare che Pietro sia attualmente fidanzato. Non mi risulta almeno. Ammetterai che non verrebbe a dirlo a te. A meno che... Sto sciroccaccio. I casi personali non devono riguardarci, andato momento. Staremo freschi. Quando si prende un impegno per qualche cosa, anche se questo qualche cosa è una sciocchezza, dico ammesso che si tratti di una sciocchezza, non si transige né con se stessi né con gli altri. Io so che non mi troverei al posto che mi trovo, modestamente, se non avessi sempre applicato questa regola. È un principio sacrosanto. Siamo sempre là, questione principalmente di carattere. A meno che non ci sia di mezzo la disgrazia. Oh, ma è una fissazione! Oh, che monotonia con queste previsioni! Signora, devo ancora... Sì. Ancora Macedonia? No, grazie, basta così. Ah, sì. Già, per me sì, signora. Scusatemi, ma è talmente buona che non mi vergogno di apparire in corda. Tutt'altro, è un piacere vederla di buon appetito. Lei che se lo può permettere. Sì. Proprio una bella fortuna. Meglio di una dote in liquido di questi tempi, o perlomeno quasi. Era buona. E dunque, commendatore, per quella gita in USA, cosa ha poi concluso? Ha già stabilito la data? No, non ancora, ma non passerà il mese, perché la rassegna di Filadelfia mi pare che si inauguri... Il 28. Ecco, il 28, quindi un termine c'è, Ma attenzione però, Gianna, a chiamare le cose col loro nome, viaggio e non gita. In altri termini, una cosa d'impegno. Sì, ma questi signori che fremono di sapere se lei li porterà con sé o meno, ma che gli diciamo, commendatori? Cari miei, parliamoci chiaro, visto che Gianna ha tirato in ballo il viaggio in America. Io non vi ho mai fatto una promessa ufficiale, è vero o non è vero? Sì, verissimo, non c'è. Io ho espresso una possibilità vaga, molto vaga, in un futuro altrettanto vago. Vero o non è vero? Insomma, non ho fatto altro che esprimere un mio desiderio personale di accomunarvi con me in una trasvolata. Come vedete, ma che è sto prurito? Si appresta l'azione. Ma di qua! Le punte si appestano l'azione al punto degli azzurri, avanza e tenta il tiro. Le forze azzurri! Ma di quale Germania è l'arbitro? Occidentale, commentatore! È lampante! È un nazista! O discendente di naziste! Ecco cosa si vendica! Ecco cosa fa! Questi in bugia. Poi spedisce all'indietro. Ancora! No! Su! Forza azzurri! Ma che fai? No, mettere il piede! Pugna fa passare! Fermalo! No, con scambio! Sì, no! No! Vabbè, questa poi! No! Di distanza dall'area di rigore. Nazista! Ma come? No, commentatore, si mette male. No, non dirlo! Non dirlo! Forza, ragazzi, toccare! Toccare, non dirlo! Per scaramanzia, toccare! Presto! Dentro fuori, Vi do a 5 che segnano! Ma è una punizione, sempre la fuori area, no? Ma è al limite! Ed è di prima! No, un momento, vediamo chi la batte! Prima vediamo chi la batte, Beh, 6, ci state? Sì, vabbè, sì, ci stiamo, 20.000 per noi! Prima, Ho soltanto la fuori. Falla bene quella barriera!
palla sulla sinistra, Zaire in testa. No, Zaire! Santo Dio! Oddio, come è andata bene, è andata bene! Sì, è andata bene, commentatore, sia sincero! Forza! Forza Italia! Forza! Forza! Ma che dici? Ma non la che pensavo più dentro l'orecchio! Ma che fai? Oh, per tenere le azioni violente. Forza, Dio mio, dai, no, dentro, no, ma è caduto, ma che altro quel portiere lì? Ecco un tiro da lontano, ecco la palla da battuta, ecco che raccoglie sulla sinistra Monetti, ecco l'intervento. Vai, 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 Carogna! Ma guarda che se deve vedere! No, 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 no! In definitiva, il commendatore, se le dà fastidio il fumo, smettiamo. Ma io lo aspetto. No, 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 ho dato che non serve, piuttosto, piuttosto prendiamo il caffè, eh? Al centrocampo, con la respinta dei difensori, e col pallone che ritorna verso la nostra difesa. Taglia di difesa, attaccano, ecco, forti però, eh? Ancora un tentativo dei nostri, forti, sì. Ecco un calcio d'angolo, sì, partito sul settore sinistro e eseguito dall'ana sinistra, Prati. Ehi, dico a voi, prendiamo il caffè? Sì, sì, commendalo, sì, zio. Metti di ricambio. E non entrare senza avvertirmi prima, via! Poi se danno con la volontarietà, capito? Sì, sì, fatemi sì. Così. Quest'arbitro, piccolo Führer! Tenga, come da fare? Ma manco lo caglio, è bello caldo. Ma vado, io. Non se danno quel caffè, eh? Mi prendi, prendi qua il caffè. Presto, presto. Ma vedete, sempre un arbitro di scena. Ora convoca i guardiarini. Ammazza, brucia. Bello, bello caldo così, bello. Tempo sfuggiti. Però, ma ci ha messo il zucchero. Dammi, datemi le tazzine, voglio vedere. Tieni, tieni. Veramente drammatico. Questo che precede la esecuzione del calcio di rigore. Decisione. Commendato, che facciamo? Tocchiamo? Perché poi tocca anche il rigore. Lo fa, lo fa. E crepa. Lo senti? Lo senti, Boris? E l'arbitro non può più tornare. Eccoci, pronti. E il centravanti che tira. Oh, no! No, perché? Ma come si fa? Come si fa? Una carognata! È una carognata! Ma tocchi i rigori! Ha capito? Tocchi i rigori, ma guarda, non capirei adesso. Ormai. Demoralizzati. Ma pure demoralizzati. Speriamo che si ripensi. Forza, forza. Forza di Grotti, forza di Grotti. E Domenghini. Se continua questo passo il commendatore ce li fa con le sue seramazzie. Suo il tiro, la respinta di testa del centro. In questi casi l'arbitro dovrebbe essere buttato fuori dal campo. Sì. Ho degradato sul campo! Sgastolo gli darei io. Termina quasi in fallo laterale, la recupera Zaire che cerca l'affondo, interviene Unici, poi il centro libero Castano, quindi guarda prosecuzione. Guarda che roba. Il pallone, manovrato da Lamo, che si è mostrato sino a questo momento. Dovevo con lo svantaggio. Il freddo, ecco, che la palla. Rimanere ancora sul settore destro, dove c'è una cosa Giodetti cerca di trascinarlo in avanti. Sto nervoso. Una punizione. La punizione. Meno male. Sì, la punizione. Sì, sì. La punizione. La palla, intercetta il difensore. Lo fa! Lo fa! Ecco, no, ma che sta distante, sta come fa a farlo? Sì, sì, sì. Ma è distante, saranno 20 commendatore. 25 metri saranno. Sta buona, sta zitta. Zitta. Zitta! Saranno 25 metri, sono. Effettuata. Io, Dio Domenichino. Ecco, no. Chi si attende ancora l'esecuzione del tiro. Domenichino c'è un bel tiro, ma non lo so. C'è una fetta. Si suo, sembra essere il tiro, infatti, tiro, no, rete. No, no, no. Commendatore! Bravo! Questo è il momento buono! Spigate giù! Forza! Su! Vai! Vai! Sotto! Sotto! Passala! Va giù! Che facevi fai, Mugo? Tre donne, tre Jack, poche dassi e la
sfacciata. Chi c'è? Espulsione dal campo. Signora, il campanello si è guastato, che il commendatore vuole il caffè. Per tutti. Vada pure, penso io. Assunta! La carta è lei. Cento. Va bene. Assunta! Ma dove si sarà cacciata? Apro. Ancora Erasmo col suo shake. Come tante altre attività erotiche, il petting. Bisci. Ha in genere una cattiva reputazione nella nostra società. Ma la nostra società non è né lungimirante né saggia a questo proposito. E con questo? Guarda. In ogni caso, è praticato teneramente, con dolce effusione. Un calcio di punizione a favore di nostro... Commendatore! Il caffè! Fermati! Fermati dove sei! Piove dalla destra. Qua si è fredda. Da parte di Giuliano. Giuliano. I nostri insistono. Insistono, sì, insistono. La divisa. Bevo, insistono. Di portarsi il vantaggio. Con la Mazzurri. Ed ecco, la rimessa in gioco dei nostri. No! Ma guarda quel Bratischek! Ma che se gioca qua a maniera, se gioca! Se gioca! Servitevi! Che so come si fa? Caramelle! Caramelle! In favore degli azzurri. Bello, bello questo! Sotto! Posizione. Passa qua! Passa! Dei limone! Dai un po' con queste grandelle! Una di limone! Dai! Ecco la barriera costituita. Sotto! L'osservazione dei passi esattamente a termine di regolamento 9 metri e 15. L'arbitro molto pignolo in questa circostanza. L'arbitro è pignola, capito? Il cavigliare, vedo! La traversa del portiere avversario. E si riprende, ecco come dice il pallone in prevalenza. Sto scemo caccio qui. Il cerca di superare tre avversari. Dunque, no alla pregiudiziale. D'accordo, vabbè, d'accordo, d'accordo. Io però, come sei un'altra cosa, io scommetto da chi segna per primo. Avete da ridire anche su questo? No, niente da ridire, commentatore, ci stiamo. Mettetevela come vi pare, ma per me... Segnano prima loro! Che? Loro? Ma come? Loro! Non ho detto con questo che debbano vincere! Forza! Italia! Forza! Forza! Quanto la dà? A sei! A sei, ammazzalo, commentati! Mi sento un provino! Allora, voi che fate? Va bene, 10.000 per noi! Che scrivi tu! In questo momento ha ostacolato l'impedito l'andata a rete di questa palla in angolo. Sotto! Ed ecco il pallone spiovere in questo momento verso i nostri difensori. Visto però che avete rinunziato alla pregiudiziale, io dico un'altra cosa. Io dico che segnano loro per primi entro il 20°. Capito? Ci state? Sempre in testa è una parata plastica al volo d'angelo del pallone sul portiere avversario. Vabbè, impedisce la prosecuzione alla segnatura della rete. Avanza nel frattempo il terzino destro. Ci stiamo, commendatore. Va bene. Io dico, e do 10, io dico che segnano loro entro il 20°. Allora voi che fate? Ci stiamo, commendatore, ci stiamo. Cerca di fuggire
Anastasi che viene... Vai, Anastasi! Vai! Dio un po', dai! Dio, guarda! Anastasi rimbalza fra le braccia del... C'è mancato poco, eh? Azione molto... Allora, quanto giocate? 25.000 per noi. Ah, vedo con piacere che vi fate coraggio. Beh, scritto tu? Meglio, su piedi del... Moglie, per far piacere a sua moglie. Uno strappo potrebbe anche farlo. E perché poi? Ma, oh, mi scusi, alludevo alle mogli in generale. Beh, al massimo ne prenderà una da me, se si degna. Lei, Costanza, permette che io imbocchi suo marito? Certamente, che stia attento però a non ingoiare l'ossetto. Quante idiozie. Anche tu, anche lei, Gianna, ci si mette, no? E così il nostro piccione viaggiatore si fa attendere, eh? Diserta addirittura l'invito. Non ci fa neppure sapere per interposta persona che razza di disgrazia gli sia capitata. Speriamo di no, poverino. È terribile al giorno d'oggi. Se uno manca l'appuntamento, non si può fare a meno di pensarlo all'ospedale. Beh, oppure... Resta il fatto che noi non sappiamo niente. Non ha sentito nemmeno il bisogno di scusarsi, di ringraziare e di scusarsi per non essere potuto venire. Pietro non è tipo da commettere simili scorrettezze. Scherziamo. E con lei poi, commendatore. Sarà rimasto bloccato sulla Cassio a Ponte Milvio. Sì, io conosco più o meno i suoi itinerari. Più probabile a Ponte Milvio. Sì, con l'interruzione del ponte. Poi una serata come questa. Giusto con l'elicottero si può essere puntuale. Ma io so che certi negozi hanno chiuso un'ora prima, quindi un certo margine di tempo c'era. Sì. Non basta, commendatore, non basta. Partono magari larghi, abbastanza larghi. E poi, tac, si intasano. Due o tre strozzature del genere e siamo da capo. Sì, sì. Poteva calcolare meglio i tempi. Per me è stato trattenuto da qualche cliente fuori orario. E quando si è rimesso in macchina si è trovato nella Fiumana. Sì, sì. Oh, lei sa, commendatore, che ci sono certe piazze verso Viterbo che si sono fatte difficili. Lassù qualcuno, imbecilli naturalmente, arriva a insinuare che il nostro maritozzo, nonostante la confezione in Pepe Glass, ha i giorni contati. Cosa? Tutto a Milano sta dilagando una concorrenza micidiale. Ma... Poverelli di spirito, naturalmente. Il maritozzo Gaspari ha i giorni contati. Capisci? No, in certi mesi non meriterebbero nemmeno la nostra confezione in Pepe Glass. Io per punizione ridurrei del 30% l'uva sultanina e abolirei la vaniglia. Ma sì. Ad ogni modo, però, c'è sempre il telefono per comunicare qualche intoppo. Mi creda, commendatore, se Pietro non ha telefonato, sarà che non ha voluto perdere quei 10 minuti di tempo che servono per scendere dalla macchina, prendere il gettone. E magari ha trovato il telefono guasto. O non c'era da parcheggiare. Sì, tutte a lui, tutte insieme. Bisogna calcolarlo. Sono sicuro che prima che cominci Pietro sarà fra noi. Sì. Figuriamoci, quello farebbe... Ma mi nascondo, insomma, che mi dà una certa soddisfazione. Certo. Però soprattutto ci vado per ragioni di studio. Sì, perché io voglio studiare in loco il meccanismo dell'espansione che qui da noi traballa, la psichiatria aziendale e quelle... E quell'altra cosa, come lo sliping die, lo Perfetto, è così che si dice. Una pronuncia perfetta. Esattamente, quello vorrei studiare, eccetera, eccetera. Ora, voi sapete dirmi, voi tre, e anche l'ineffabile Pietro, che non si perita di farsi aspettare, insomma... Sapete dirmi, voi tre, che apporto potreste dare all'azienda su un piano tecnico, in una sua eventuale ristrutturazione? Oh, io, guardate, se è ben chiaro che non parlo delle rappresentanze locali o della contabilità, è ovvio, queste sono cose che voi eseguite benissimo e con un'adeguata intelligenza. Insomma, ci siete dentro. Bontà sua, commendatore. Certo. Poi, in terzo luogo, con questo criterio, diciamo così, dimostrativo, io dovrei portarvici tutti, fino all'ultimo operaio del laboratorio. Naturale. E allora... Come dice Gianna, appunto, si tratterebbe di una gita di piacere, di una gita premio. E non già di un viaggio di studio. Ebbene, non possiamo. No, non possiamo. Non possiamo permettercelo
proprio mentre io sto cercando di mettere a punto il conglobamento per gli operai e la loro eventuale partecipazione agli utili. Giusto, commendatore. Più che logico, lasciamo andare. Sicché nella realtà ben poche speranze ci rimangono. No, no, no. Mai perdere la fiducia, Mai perdere la fiducia in un conduttore d'azienda che, che dimostri ben inteso di meritarla. Non può fare dell'autolesionismo, commendatore. In ogni modo, lasciatemi ci pensare, lasciatemi fare certi calcoli. No, e poi ammettete che non è certamente la serata acquista per parlare di queste cose. E commendatore, lei permette una raccomandazione? Beh, quando avrà deciso, non faccia il misterioso. Lo comunichi per tempo ai nostri mariti. Qualcuno potrebbe azzardarsi a portarsi dietro la moglie, visto che il poveretto conviene tenersela. Al posto tuo aspetterei a mettere il carro davanti ai buoni. Esatto. Questo è da vedersi. Su un piano tecnico? In una sua eventuale ristrutturazione? Oh, io, guardate, se è ben chiaro che non parlo delle rappresentanze locali o della contabilità, è ovvio, queste sono cose che voi eseguite benissimo e con un'adeguata intelligenza. Insomma, ci siete dentro. Bontà sua, commendatore. Certo. Poi, in terzo luogo, con questo criterio, diciamo così, dimostrativo, io dovrei portarvici tutti, fino all'ultimo operaio del laboratorio. Naturale. E allora, come dice Gianna, appunto, si tratterebbe di una gita di piacere, di una gita premio. E non già di un viaggio di studio. Ebbene, non possiamo. No, non possiamo. Non possiamo permettercelo proprio mentre io sto cercando di mettere a punto il conglobamento per gli operai e la loro eventuale partecipazione agli utili. Giusto, commendatore. Più che logico, lasciamo andare. Sicché nella realtà ben poche speranze ci rimangono. No, no, no. Mai perdere la fiducia, Mai perdere la fiducia in un conduttore d'azienda che, che dimostri ben inteso di meritarla. Non può fare dell'autolesionismo, commendatore. In ogni modo, lasciatemi ci pensare, lasciatemi fare certi calcoli. No, e poi ammettete che non è certamente la serata acquista per parlare di queste cose. E commendatore, lei permette una raccomandazione? Beh, quando avrà deciso, non faccia il misterioso. Lo comunichi per tempo ai nostri mariti. Qualcuno potrebbe azzardarsi a portarsi dietro la moglie, visto che il poveretto conviene tenersela. Al posto tuo aspetterei a mettere il carro davanti ai buoni. Esatto. Questo è da vedersi. In ogni modo, stia tranquilla, Gianna, che le sarà tempestivo. E lei ci andrà poi? Avrà deciso, immagino. Non so ancora, dipende dal programma che mio marito avrà la compiacenza di sottopormi. Se lo troverò abbastanza interessante, può darsi che lo segua. Adesso come adesso non glielo saprei dire, Gianna mi rincresce. Preferisco le decisioni prese all'ultimo momento. Non ne dubito. È l'esatto contrario delle mie abitudini. Beh, del resto, lei che ha il privilegio di poter decidere all'ultimo momento fa bene, anzi benissimo, a non concedere troppo terreno al caso. Già, il magnifico penitenziario svedese, per esempio, con ingresso libero. Anche? Beh, c'è poco da fare. Il commendatore non è tagliato per il compromesso. Quando gli è uscito un sì o un no... Che è poi lo stesso, Deriva dalla posizione che si prende nella vita. Questione principalmente di carattere. Giusto. Per me il commendatore qualche capriccetto lo fa. Non per niente. Ma in omaggio a sua moglie. Per far piacere a sua moglie. Uno strappo potrebbe anche farlo. E perché poi? Ma, mi scusi. Alludevo alle mogli in generale. Beh,
Al massimo ne prenderà una da me, se si degna. Lei, Costanza, permette che io imbocchi suo marito? Certamente. Che stia attento, però, a non ingoiare l'ossetto. Quante idiozie. Anche tu, anche lei, Gianna, ci si mette, no? E così il nostro piccione viaggiatore si fa attendere, eh? Diserta addirittura l'invito. Non ci fa neppure sapere per interposta persona che razza di disgrazia gli sia capitata. Speriamo di no, poverino. È terribile al giorno d'oggi. Se uno manca l'appuntamento, non si può fare a meno di pensarlo all'ospedale. Beh, oppure... Resta il fatto che noi non sappiamo niente. Non ha sentito nemmeno il bisogno di scusarsi, di ringraziare e di scusarsi per non essere potuto venire. Pietro non è tipo da commettere simili scorrettezze. Scherziamo. E con lei poi, commendatore. Sarà rimasto bloccato sulla Cassia a Ponte Milvio. Sì. Io conosco più o meno i suoi itinerari. Più probabile a Ponte Milvio. Sì, con l'interruzione del ponte. Poi una serata come questa. Giusto con l'elicottero si può essere puntuale. Ma io so che certi negozi hanno chiuso un'ora prima, quindi un certo margine di tempo c'era. Sì. Non basta, commendatore, non basta. Partono magari larghi, abbastanza larghi. E poi, tac, si intasano. Due o tre strozzature del genere e siamo da capo. Sì, sì, sì. Poteva calcolare meglio i tempi. Per me è stato trattenuto da qualche cliente fuori orario. E quando si è rimesso in macchina si è trovato nella Fiumana. Sì, sì. Oh, lei sa, commendatore, che ci sono certe piazze verso Viterbo che si sono fatte difficili. Lassù qualcuno, imbecilli naturalmente, arriva a insinuare che il nostro maritozzo, nonostante la confezione in Pepe Glass, ha i giorni contati. Cosa? Il suo Milano sta dilagando una concorrenza micidiale. Ma... Poverelli di spirito, naturalmente. Il maritozzo Gaspari ha i giorni contati. Capisci? In certi paesi non meriterebbero nemmeno la nostra confezione in Pepe Glass. Io per punizione ridurrei del 30% l'uva sultanina e abolirei la vaniglia. Però i palloni rimanere ancora su questo finestro, dove c'è una cosa di... tu cerca di trascinarla in avanti. Sto nervoso. Che uno è... Una punizione... La punizione. Meno male. Sì, sì. La punizione della palla, intercetta il difensore. Lo fa! Lo fa! Ecco, no, ma che sta distante, sta come fa a farlo? Sì, sì, ma è distante, saranno 20, commendatore. 25 metri saranno. Sta buona, sta zitta. Zitta! Saranno 25 metri. Effettuata? Io, Dio Domenichino. Ecco, no. Chi si attende ancora l'esecuzione del tiro. Domenichino, Giambertino, ma non lo so. C'è una fetta, si prepara suo, sembra essere il tiro, infatti, tiro, rete. Commendatore! Ma che ha visto, commendatore? Ma che c'è? Ma che ne so? Che signore mio? Non lo so! Che? Che sono? Oddio, signora! Commendatore, non l'ha visto, mi tocca i piedi! Signore, il commendatore! Una cosa brutta, il commendatore di là presto! Non lo so, di più che no, niente! Abbassate quel televisore! Ha fatto il corpo! Chiudete! Certo che non ci voleva, eh! Ha fatto il corpo! Ma guarda un po', poverino! Così, mio, alle luci, accendete le luci, il medico di famiglia. Come si chiama? Non lo so. Soffriva di... Pare di sì. Oh, poverino, guarda. Settimio, su, sultano. Che fa lei? Settimio, ci scosti. Ma non starà mica a pensare chi prima e chi dopo in questi momenti. Ma che? Ma senti, ma come sto? Il professor Imbocchi dice. Arriva il professor Imbocchi. Ma non risponde, è bloccato, è occupato. Sì, bravo. Capirai. Che vuoi? Teste serate, qui è la nostra casa del telefono, il nostro telefono. Provate, provate a chiamare il dottor Liberati. È la Croce Rossa, uno qualsiasi. Andiamo, ma che stiamo a fare? Andiamo, andiamo. Il prete di famiglia, che dici? Che dici tu? È per precauzione, si capisce. Eccoci. Ma diamine! Che fa? Nessuno fa niente. Nessuno arriva. Ecco,
Signora, le gocce per il cuore. Ma che stai a fare tu, rimpalato? Ecco, ecco. Questo li fa bene. Posso provare col dottor Liberati, ma hai sentito? Qui è bloccato il telefono. Ho staccato tutto. Potrei provare a telefonare dagli inquilini qui sotto. Ma sì, sì, avanti, sì, sì, qualsiasi no, cosa, che si aspetta? Qualcosa. Ma certo, certo. No, no, ma... Dio mio, vedrà che adesso... Su, ma dove si sarà cacciata? Oh. Apro. Ancora Erasmo col suo shake. Come tante altre attività erotiche, il petting. Pisce. Ha in genere una cattiva reputazione nella nostra società. Ma la nostra società non è né lungimirante né saggia a questo proposito. E con questo? Guarda. In ogni caso, è praticato teneramente, con dolce effusione. Un calcio di punizione a favore di nostro... Commendatore, il caffè! Fermati, fermati, dove sei? Piove dalla destra. Qua si è fredda. Da parte di Giuliano. Giuliano. I nostri insistono. Insistono, sì, insistono. La divisa. Bevono, insistono. Di portarsi il vantaggio. Con la Mazzurri, namo. Ecco che l'arbitro concede... con decisione certo avventata e per noi ingiusta, che cosa? Un calcio di rigore. No! Ha ritenuto volontario il fallo di mano del nostro difensore centrale. Ma cosa? Contro un braccio. Un rigore a sei? Ma come? Ma ci si mette anche lei con queste prodezze, commendatore? A sei? Oh, madonna mia! Ma come si fa, dico io? Io certe volte stento a sopportarmi. Ma stiamo giocando anche noi, no? Sì, va bene, ma... Allora, che si fa? Sì o no? D'accordo, commendatore. Quanto? 3.000 per noi. Così, poco. Bello sforzo, eh? Sì, ma si rende conto che si tratta di un rigore e che se segnano lei vince due volte in un botto. Perché segnano per primi e perché segnano entro il ventesimo. E così noi perdiamo per due volte, capito, commendatore? Per scaramanzia, idioti! Forza Italia! Forza! Da 11 metri, ma come si fa? Come si fa? Assunta! E chi potrebbe saperlo? La portiera? È mezzo paese a nostro? Allora vado a vedere. No, ci vado io. È più giusto che ci vada io stavolta. Cosa dire? Ancora al lato. Rimessa che toccherà questa volta agli azzurri ancora. La partita procede un po' aspra. Ecco, in questo momento vediamo il portiere azzurro lanciare un pallone in avanti. Il nostro mediano sinistro si proietta sullo stesso e commette... Ma è tutta scena! ...sul attaccante mezzala sinistra dei nostri ospiti. Ancora occupato? Di cure. Le si è caduta la linea. Forza, una serata come questa. E si riprende ora con un fallo. Forza! In aria. No. Eccola, finalmente arrivare in campo. Con i nostri ospiti. Basta! Questo è il momento, basta! Dimostrandosi già ormai paghi del risultato sino a questo momento. Sì, pronto. Finalmente. Il dottor Liberati? Sì.
Buonasera, dottor Liberati. Senta, io sono un dipendente del commendator Gaspare, quello dei Maritozzi. Lei conosce il commendatore, eh? Il commendatore ha avuto un collasso, un malore, non so cosa, comunque. Bisognerebbe la sua presenza immediatamente in casa del commendatore. Venga su. Come? Non si capisce? Non si sente? Ma che succede? Non si sente. Ma che hanno fatto? Abbiamo segnato! Sì, abbiamo segnato, sì. L'hanno annullato. Una beffa. Maledetto nazista! Nazista chi? L'arbitro, si capisce, dottore. Mi raccomando, venga subito, dottore, al più presto. Questa sempre ortodossa. E proseguiamo il portiere Zoffo, battuta la punizione, a mandare la palla in avvio. Ecco, in questo momento, un giocatore nostro a terra. Ecco, il gioco proseguire ancora con Domenghini che si proietta in avanti. Eccolo che stringe al centro, supera un avversario. Lo fa! Forza! Forza! Dai! Dai! Ecco ora la rimessa dal fondo campo degli ospiti. Eccolo avanzare ancora il terzino sinistro e poi alleggerire sul proprio portiere. Il portiere avversario effettua il lancio di sinistro. La palla spiova verso il centro campo. Spiace, sa. Povero commendatore. Dall'arbitro, dal centravanti dei bianchi. Il guaio è che il numero non ce l'ho. Ma la canonica è vicina, due passi.